Inizia in questo momento il secondo tempo tra il Fenix Santa Maria in vantaggio per 4-1 sulla polisportiva Magna Grecia. Ricordiamo il match valido per l'andata della quarti di finale della Coppa Italia per l'accesso alle Final Four. 4-1 il risultato. Ricordiamo che c'è anche da disputare la gara di ritorno, quindi sarà importantissimo fare più gol possibile e soprattutto non subirne, perché vige il principio delle coppe europee. Tiro ancora della Zoppo, subito dall'impressione la Magna Grecia almeno di voler accorciare le distanze, magari giocarsi tutte le sue chance nella gara di ritorno, ma siamo solo all'alba del secondo tempo, tutto può succedere. Palla adesso per la Raso. Break adesso della polisportiva Magna Grecia, ottimo il movimento della numero 13, la giocatrice Maria Luisa Di Nola. Ottimo davvero il movimento a liberarsi della Zagaria. Calcio a rete, deviazione, calcio d'angolo. La Zoppo dialoga ancora con la Di Nola, palla in mezzo, fa buona guarda la Palumbo. Attenzione adesso, l'invio sbagliato della polisportiva Santa Maria, si apre per il contropiede, palla per la Raso, cerca la conclusione per non correre ulteriori rischi. La Renza mette in fallo laterale, rimessa in zona d'attacco per il Fenix. Palumbo, la Zoppo adesso, vediamo se proverà la conclusione, ci prova, è un gol bellissimo, davvero davvero un bazooka al posto del piede destro per la Zoppo, ha fatto due gol, uno più bello dell'altro, bisogna dirlo. Tiro da due metri fuori area, palla che si insacca nel 7. 4-2 adesso per il Fenix, è rientrato con un altro piglio la polisportiva Magna Grecia, l'ha subito visto dalle prime battute. Vediamo adesso se accusa il colpo il Fenix, puntata adesso della calcia, palla che termina abbondantemente sulla trasversale della porta difesa della Melchionda. 4-2 al secondo minuto del secondo tempo, in teoria c'è il tempo per la polisportiva Magna Grecia di raddrizzare il risultato. Lancio adesso fuori misura per la Larenza, che ha avanzato il suo raggio d'azione, torna adesso sui suoi passi, rimessa per la Palumbo. Palumbo adesso sulla fascia, cerca un movimento, in qualche modo supera il numero 11 Chiaino. Lancio della Larenza in profondità per la Di Nola, palla facile preda del portiere Gesuele, che subito rilancia per la Raso, la mette a terra la Raso, sbaglia però l'appoggio per la Palumbo, isolata il numero 11 che però subisce fallo. La Chiaino sulla palla Emilia Larenza. Dà l'impressione di voler calciare in porta, vediamo in posizione molto pericolosa la Zoppa, vediamo se riceverà palla, no, l'arbitro ancora non aveva fischiato, punizione da ripetere. L'arbitro, palla per la Zoppo, vediamo se tiene in porta, no, è uno schema, palla per la... Ah, cade male la Zoppo, non si ferma il Fenix, la Zagaria, tiro, grandissima parata della Melchionda, è caduta male la Zoppo con la spalla, ha battuto la spalla, resta a terra, vediamo un po' se si tratta di qualcosa di serio, rimane a terra, veramente è stata durissima la botta presa a corpo morto dalla Zoppo, che è caduto sul fianco battendo la spalla violentemente. Vediamo che tenta di rialzarsi la Zoppo.
sembra addirittura non chiede nemmeno il cambio, magari per tirare un po' il fiato. La Zoppo rientra in campo, siamo al quinto minuto del secondo tempo, 4-2 il risultato in favore del Fenix Santa Maria. Qualche secondo fa gran parata della Melchionda, tu per tu con la Zagaria. Break adesso, sembra essersi ripresa la Zoppo, tu per tu con la Gesuele, palla per la compagna che aveva calciato in porta, palla che in qualche modo arriva di nuovo alla Zoppo, 4-3 per il Fenix. Rimane a terra la Palumbo nel tentativo di recuperare, è caduta anche lei male, vediamo di cosa si tratta, 4-3 intanto al sesto del secondo tempo, partita che sembrava, non dico decisa, ma giustamente indirizzata, soprattutto alla luce della qualità di gioco espressa dal Fenix nella prima frazione. Due ripartenze, un tiro fantastico della Zoppo, una ripartenza micidiale della Polisportiva Magna Grecia, rimettono tutto in discussione, 4-3 adesso il risultato al sesto minuto, vediamo, speriamo che non sia nulla di grave per la Patumbo, fatica a rialzarsi la numero 10 della Fenix, addirittura c'è bisogno di prenderla in braccio, speriamo non sia nulla di grave per la forte giocatrice che ha inciso molto sulla gara, entra la Di Santi se non abbiamo errato. Parla per la Raso, Di Santi, vediamo la reazione della Fenix, se si scuoterà da questo 1-2 micidiale della Polisportiva Magna Grecia. Larenza predica tranquillità all'allenatore del Fenix, lungo adesso il lancio della Zoppo a metà fra un tiro e il servizio, esce la Raso, entra Di Luccio. Di Luccia, ottimo il controllo della calce, di tacco addirittura, palla però attenzione, ancora un'azione pericolosa della Magna Grecia, in possesso di palla la Dinola, molto vivace in questo inizio di secondo tempo. Attenzione la Di Luccia, ancora la Melchionda, se l'ha fatta sorprendere la difesa della Polisportiva Magna Grecia, Di Luccia tira immediatamente con il piede sinistro, ma la Melchionda che veramente è un fattore in questa gara, salva ancora la sua porta. Buono adesso il dribbling della Larenza, subisce il fallo ad opera della Di Luccia. Rinvigorita adesso, l'inerzia della gara è completamente cambiata, il Polisportivo Magna Grecia intravede la preda, potrà agganciare addirittura un pareggio che solo a qualche minuto fa era insperato, siamo giunti quasi al decimo della ripresa. Gesuele di testa smanaccia, di testa chiedo scusa, con le mani smanaccia e fallo laterale in zona d'attacco per la Polisportiva Magna Grecia, parla per la Larenza. Rientra la Larenza, prova il tiro abbondantemente al lato della porta difesa dalla Gesuele, entra adesso in campo la Ghita. Di Luccia, Di Santi, troppo più veloce di passo, più rapida la Larenza.
Zoppo di prima per la numero 13 di Nola, fase un po' confusa del match, di testa la Zagaria nel nulla dell'attacco del Phoenix. Palla in mezzo, troppo altruista per la Ghita che non riesce a trasformare. Attenzione di Zanti! Tiro, rete! Ottimo lo schema su... su calcio, su rimessa laterale, palla in mezzo, non ci pensa su due volte la Di Santi, e di piatto forte in fila per la quinta volta la porta difesa dalla pur brava Anastasia Melchionda. Di nuovo due gol di distacco tra le due formazioni, 5-3 per il Phoenix Santa Maria che si ridesta dal torpore di questi primi minuti. Vediamo adesso la reazione della Polisportiva Magna Grecia con questo nuovo doppio vantaggio. Cambia un po' lo schema, rimane alta la Zoppo per sfruttare il suo tiro con la sola Larenza in difesa a difendere la porta. Puntata alta a cercare la Di Luccia, troppo lungo il passaggio per la Di Luccia. Larenza. Attenzione, quello che deve essere un passaggio diventa quasi un lob, un pallonetto, ma non si fa sorprendere la brava Gesuele, molto bravi i portieri in questa gara. Ah, la Zagaria non si avveglia di essere sola, poteva servire meglio sicuramente la Ghita. Larenza, Zoppo, attenzione a non lasciare troppo spazio a questa giocatrice che calcia addirittura adesso di sinistro, non male nemmeno il piede mancino della Zoppo. Sbagliato adesso il rilancio della Di Santi per la Di Luccia. Dicevamo, non lasciare troppo spazio alla Zoppo che ha già dimostrato di possedere un gran tiro. Larenza. Tenta un improbabilissimo colpo di tacco, palla che muore in fallo laterale, rimessa in zona centrale per la Phoenix. Entra ritrata ed è questa una buona notizia, la Palumbo, quindi meno grave del previsto l'infortunio, solo una botta. Di Luccia, anticipata dalla Zoppo, rimessa ancora per il Phoenix Santa Maria, quasi alla metà di questo secondo tempo, siamo al 14°. Partite che adesso vorremmo dire in gergo calcistico che è diventata maschia, non è il caso però di dirlo. Contrasti però vibranti fra le giocatrici in campo. Attenzione alla Ghita, prova il tiro, devia la Melchionda in calcio d'angolo. È diventato un vero e proprio schema di questa partita, palla indietro con la attenzione, il tiro della Palumbo, partita adesso che si accende, aumentano i ritmi. I minuti trascorrono, le squadre sono attente a non scoprirsi troppo per non compromettere già nella gara d'andata la qualificazione. Di Luccia,
cerca di far proseguire la Ghita, palla che risulta troppo alta per il numero 7 della Fenix Santa Maria. Riparte da dietro ancora la Polisportiva Magna Grecia. Lungo il rilancio, anzi era un mezzo tiro della Zoppo, devia la Giosuele, non secondo l'arbitro, si riprenderà da una rimessa dal fondo per il Fenix Santa Maria. Ancora lungo per il solito schema la Giosuele. Attenzione alla Dinola, riesce ad anticipare la Ghita, ravvisa un fallo l'arbitro, ha visto se si concretizzava il vantaggio. Punizione da zona pericolosa, anche se troppo vicina forse per le proprietà balistiche della Zoppo. Vediamo un po' comunque. L'arbitro che sistema la barriera, si dispongono a rombo le giocatrici della Polisportiva Magna Grecia ad ostacolare il portiere, la giocatrice numero 16. Tiro della Zoppo, palla che stava per rendersi pericolosissima, la devia la Palumbo sulla linea di porta, rimessa laterale, tiro forte in mezzo della Polisportiva Magna Grecia a cercare una deviazione. L'arbitro fa ripetere la rimessa in gioco. Ancora forte in mezzo, ancora un calcio d'angolo per il Polisportiva Magna Grecia che vuole ancora accorciare le distanze per poi magari, chissà, giocarsi tutto nella gara di ritorno. La Zoppo svirgola questa volta il tiro, aveva anche un discreto spazio per caricare il suo destro. La Zagaria adesso in possesso di palla, cerca compagno da servire, trova la Palumbo, subito aggredita la Palumbo dalla Zoppo. Pressing alto adesso della Magna Grecia che nella prima fase del primo tempo attendeva la Polisportiva, la Fenix Santa Maria, stavolta ha alzato un po' il baricentro impedendo le trame di passaggio che nel primo tempo riuscivano così bene alla squadra della Fenix. Scivola adesso sul piede d'appoggio la Ghita, se la cava benissimo però servendola di Luccia, chiusa subito nella sua azione. Palumbo cerca adesso di girare palla con calma la Fenix Santa Maria, di Luccia anticipata dalla Zoppo, totale giocatrice totale la Zoppo, in difesa, in attacco, calcia, recupera, contrasta, davvero una bella giocatrice. Ancora la Zoppo, Palumbo, buona questa occasione, ottimo anche il tiro smorzato dalla Larenza, palla per la Melchionda che serve ancora la compagna di squadra con il numero 7. Avanza la Larenza a piccoli passi, palla per il numero 16 Cicatelli. Rientra in campo la Palma, palla per la Palumbo, si propone, riceve palla la Di Luccia, vediamo che cosa fa la Di Luccia, ottimo adesso il movimento a liberarsi, ancora dialogo Di Luccia, Palumbo, ancora la Melchionda, vuole stabilire di nuovo tre reti di vantaggio il Fenix Santa Maria. Siamo al 18esimo e 30 secondi della ripresa, 12 al termine, ancora la Di Luccia, rimessa laterale in zona d'attacco per il Fenix. Calcio d'angolo per effetto della deviazione della Zoppo. Dialogo in spazi strettissimi, le giocatrici della Fenix, ancora un calcio d'angolo per il Fenix, di punta la Zagaria, nessuno riesce ad impattare la sfera per mandarla in rete. Rimessa laterale in zona difensiva per il Polisportiva Magna Grecia. La Zoppo non si avvede del compagno del passaggio della compagna, la Larenza, che adesso è anche visibilmente in affanno, ha giocato tutta la partita. Doppio cambio adesso in contemporanea per il Fenix, rientra Pierabosco. Palumbo anticipato dalla Caputo, cerca di servire la Caputo alla compagna di squadra, ravvisa un fallo l'arbitro, molto fair play in campo fra le ragazze, si abbracciano.
qualche difficoltà per la Gesuele di piazzare la barriera. Parte la Bosco, tira in porta, attenzione, ancora la Bosco in contrasto, bloccata dalla Palumbo. Perde palla la Bosco, che è quasi un rigore in movimento per la Zoppo, che ruba palla alla Bosco e di piatto forte mette in alla sinistra del portiere Gesuele, piatto forte e angolato, quasi una sentenza il destro della Zoppo in quelle situazioni di campo. 5-4, siamo al 21esimo, 9 alla fine, 8 e mezzo più eventuale recupero. Attenzione alla Palumbo, dà l'impressione adesso di essere anche un po' in riserva il Phoenix, che aveva spinto molto sull'acceleratore nel primo tempo, forse ad essere risente di questi ritmi, forse da, attenzione adesso la Bosco cerca di rifarsi dopo la palla persa in difesa. Zagaria della calce, sbaglia adesso la Palumbo, palla però in qualche modo arriva alla Zagaria, prova il tiro di punta, palla che abbondantemente termina al lato del portiere Melchionda, che ha avuto il merito di tenere in partita le sue. Tiro adesso, attenzione, leggera indecisione della Gesuele. Della calce sulla sua linea di passaggio Piera Bosco, che non riesce però a raggiungere la sfera. Palma Larenza, squadre molto stanche in campo, hanno veramente giocato a ritmi altissimi questa gara. Ecco la Zoppo ancora autrice di una tripletta, ancora in possesso di palla la Zoppo, dà quasi l'impressione di voler mantenere il risultato la Polisportiva Marina Grecia, un risultato ampiamente ribaltabile al ritorno. Time out adesso in campo e time out anche per noi. Finito il time out, riprende in questo momento la gara Zagaria, Di Luccia, Di Santi, proteste vibrate del Santa Maria, l'arbitro ha fischiato una punizione per il Polisportiva Magna Grecia, qualche invettiva dal pubblico, ci permettiamo di dire che non è il caso. Tiro in porta della Palma, palla che adesso in porta la Di Santi. Rinunciano al portiere le ragazze della Phoenix per avere l'uomo in più in fase di manovra, la giocatrice in più in fase di manovra, vecchie abitudini che tardano a passare. Palma in possesso di palla, Di Luccia, stanche le squadre in campo, non c'è più la lucidità di qualche minuto fa, mancano 5 minuti alla fine della gara, 5-4 il punteggio, vediamo se la Phoenix si accontenterà di portare a casa comunque la vittoria e giocarsi le sue chance nella gara di ritorno oppure cercherà di mettere più distanza. Ricordiamo, vige il regolamento, attenzione adesso la Di Santi, portiere volante, palla per la Raso, Di Santi, Zagaria per la Di Luccia, oh, buona l'occasione, tiro improvviso, ancora la Melchionda davvero brava in questa fase del match come in tutta la partita. Fallo adesso, vola letteralmente sulla parquet la Palumbo.
uno schema che porta al tiro la Di Santi, aveva fatto, effettuato la finta la Zagaria. Si gioca il tutto per tutto, adesso il Phoenix che gioca senza portiere in pratica, mantenendo 5 giocatrici di movimento sul parquet, la Zagaria per creare quella superiorità numerica in fase d'attacco. Rischia molto perché basta una palla persa per avere la porta spalancata, ma forse il mister avrà pensato che un gol di scarto è veramente poco per la gara di ritorno. Di Santi, Di Luccia, tira la Di Luccia, palla contrata, provano subito la conclusione le ragazze della polisportiva Magna Grecia. Prova a tirare addirittura adesso, giustamente, non essendoci un portiere di Lula in porta, la Larenza. Di Santi passa la palla e va subito in zona d'attacco. Attenzione alla Palumbo, non deve perdere questa palla per non rischiare. Cerca un gioco di prestigio, viene assordata dal fischio dell'arbitro. Davvero simpatica questa scenetta. Mancano 2 minuti alla fine del tempo regolamentare. 5-4 in questo finale al Cardio Palma di questa gara valida per i quarti di finale della Coppa Campania. Ecco quello che non doveva esserci, una palla persa, si invola la Caputo, fa il tempo a rientrare la Di Santi, tira la Caputo, bellissimo il movimento da centravanti vero a girarsi a torsione sul proprio baricentro, palla che lambisce il palo alla destra della Di Santi, diventata il portiere volante in questa fase finale della match. Palumbo, Di Santi, tira la palma adesso cercando di sorprendere la porta spalancata. Manovra adesso ancora la polisportiva Magna Grecia, avanza la Zoppo, rientra la Raso. Reclamano un fallo di mano adesso tutta anche la panchina della Phoenix Santa Maria, siamo agli sgoccioli. L'arbitro in questo momento segnala 2 minuti di recupero, 2 minuti per portare a casa la vittoria per il Phoenix, 2 minuti per raggiungere il pareggio per la polisportiva Magna Grecia. Palumbo supera in bello stile la Caputo, serve la Raso, attenzione, forse una delle ultime azioni in attacco del Phoenix. Zagaria, Palumbo, si appoggia la Di Santi, Cabanò alla porta, tiro, svirgola d'esterno, rientra in questo momento il portiere, non vuole rischiare più il mister del Phoenix Santa Maria, è comunque una vittoria, bisognerà difendere il gol di vantaggio con l'unghia e con i denti. Al ritorno il 14 febbraio ad Eboli, ancora un altro minuto di recupero per la fine di questa gara. Attenzione alla Larenza in azione personale, tiene ancora il possesso della palla, ultime fasi concede del match, la Zoppo di prima per la Palma che non riesce a tenere in gioco la palla. Ovviamente faremo una domanda al mister alla fine della gara su questo perché di rischiare con i 5 giocatrici di movimento, pur essendo la sua squadra in avvantaggio. Manova adesso cercando il spiraglio giusto, il Phoenix Santa Maria. Palla adesso per la Palumbo, di prima per la Raso, riesce a tenere la palla in campo, palla per la Palumbo, attenzione la Palumbo tira!
per poco non infila la porta difesa dalla Melchionda, non perde tempo il portiere, l'estremo difensore dell'attenzione, adesso la Palumbo, ancora le ultime energie buttate sul parquet. In questo momento l'arbitro fischia la fine della gara. La Fenix Santa Maria batte la polisportiva Magna Grecia 5-4 nella gara di andata valevole per la Coppa Italia e per l'accesso alle Final Four. A risentirci. Presidente, subito una domanda a bruciapelo: soddisfatto della prova delle sue ragazze nonostante il tentativo di rimonta del Magna Grecia? Sicuramente è una partita che lascia un po' l'amaro in bocca, diciamo, perché nonostante l'impegno, la voglia delle ragazze, ci sono un po' stretto il risultato, devo dire, perché comunque poi i 4 gol peseranno al ritorno, però l'impegno, la voglia, ripeto, anche in settimana, il grosso lavoro che si fa e che fa lo staff, purtroppo non è stato premiato, però peccato, ma noi puntiamo comunque a superare il turno e a fare una partita importante al ritorno. Sicuramente non sarà facile. Alla vigilia della gara si pensava che queste squadre si più o meno equivalgono, però dai primi 15-20 minuti sembrava solo una squadra in campo, come manovre di passaggio, anche fisicamente sembrava la sua squadra in netto, tanto da far sperare in un secondo tempo addirittura un po' più abbondante a livello di gol. Diciamo che in questa categoria siamo tra i pochi che abbiamo, ripeto, uno staff molto competente che cura molto i dettagli particolari e lavora in un certo modo, anche grazie a una struttura di un certo livello che ci permette comunque di allenarci bene. Sì, siamo partiti col piglio giusto rispetto alle altre volte in cui magari abbiamo un po' sofferto la fase iniziale, specialmente in casa, però purtroppo, ripeto, cioè, rimane l'amaro in bocca, ma io devo dire sempre grazie e sono comunque contento di quello che fanno i ragazzi in settimana e durante le partite. Dobbiamo sbloccarci un pochettino dal punto di vista mentale, perché tatticamente, tecnicamente, il valore c'è. È fiducioso per la gara di ritorno? Magari loro in casa cambieranno proprio il tipo di atteggiamento, magari anche il tifo? Ma dico che sarà una battaglia, perché loro, ripeto, hanno molta più cattiveria di noi, agonistica. Sarà una battaglia che dovremo, con intelligenza, con tanto cervello, cercare di portare a casa. Abbiamo tutto per farlo, sta a noi. La partita che nel primo tempo non è che sembrava chiusa, ma perlomeno indirizzata sul 4-1, nella fase iniziale del secondo tempo avete subito il ritorno della Magna Grecia. Cosa è successo? Loro hanno aumentato i giri del motore o voi avete avuto un attimo di sbandamento? Diciamo che siamo rilassati un attimino, che pensavamo che la partita fosse già abbastanza piazzata bene. Poi d'altro canto noi subiamo un poco quando la squadra avversaria pressa uomo ad uomo, quindi non abbiamo più girato, non abbiamo fatto tagli, quindi siamo andati un attimo in difficoltà, perché tendiamo a posizionarci a specchio. Nel momento in cui siamo a specchio poi è difficile. Abbiamo lavorato bene in settimana, soprattutto sui loro punti forti, quindi sapevamo che da lontano calciano bene e abbiamo cercato, soprattutto il primo tempo. Secondo tempo gli abbiamo lasciato un po' troppo campo, quindi abbiamo un po' subito questa cosa e loro sono molto brave. Molti di voi non la riconoscono, i più esperti sì. Francesca Cepparulo, l'anno scorso bomber del Fenix Santa Maria, sei venuta a dare manforte alle tue compagne? Sì, avevo promesso a Pilla che sarei venuta a vedere una sua partita e ho scelto anche la più importante, perché giustamente i quarti di finale di Coppa penso che per loro è un bel traguardo. Peccato per il risultato, perché mi aspettavo di più sinceramente, però va bene così, sarà un'altra bella sfida al ritorno. Un po' di nostalgia vedendo le tue compagne, anche se la squadra è molto cambiata rispetto a qualche... Sì, vabbè, bene o male le conosco tutte, però... Vabbè, io sono legata a Sarno per tantissime cose, però mi fa sempre piacere venire qua a ritrovare vecchie amicizie e a stare insieme a loro.